Io sono Claudio, lui è sempre Jesus. Oggi voglio dirvi del perché non dovete fare il Matrix, ok? Quindi se non sapete cos'è il Matrix, guarda un attimo su. Ok, Matrix è semplicemente questo, ok? Quindi vai un attimo su, facciamolo vedere meglio di qua. Ok, ovviamente questo qua è solamente una delle entrate, nel senso io lo uso in questo modo, ok? Il Matrix è quando inizi a fare questo gioco qua. Ok, quindi perché non dovreste farlo questo tipo di gioco? Non dovreste farlo, cioè non dovreste farlo quando non sapete più cosa andare a fare, ok? Perché da qua lui potrebbe semplicemente alzarsi oppure recuperare. Vai, recupera, oppure vai dall'altra parte, fai quello che vuoi, ok? Puoi anche fare questo tipo di gioco, ok? Da qua se uno non ha una buona mobilità è inutile che mette il Matrix, ok? Perché da qua per poter recuperare bisogna andare in berimbolo, ok? Da qua uno, due, inizio a fare questo gioco. Oltre a questo bisogna avere anche una base del crab ride, perché se non si ha una buona base del crab ride qua è inutile che inizi a entrare, perché se spiego che io sto qua poi dopo non faccio più niente, lui ovviamente scalcia e poi lo perdo. Ok, quindi siamo qua, 1, 2, giù, lui inizia, ok, adesso ci giriamo verso di là, dove sono loro, ok, arriviamo, ok, quindi ragazzi, se non avete una buona mobilità e non sapete nulla sul crab ride, non entrateci neanche in Matrix, perché è un lavoro veramente di merda. Se non sapete cosa fare da lì, siete fottuti. Quindi da qua, quando lui inizia a buttarsi, ad aprirsi, da qua devo iniziare subito ad attaccare, ok? Entro, attacco. Vedete, questo qua è sempre un gioco del crab ride. Vengo su, lui inizia a difendersi, ok? Cambio, prendo, inizio a prendere la schiena. Quindi non entrate in Matrix se non avete una buona mobilità, non sapete il gioco del berimbolo, il gioco del crab ride, perché vi passano e vi fottono in 2 secondi, quindi non pensateci nemmeno. Ovviamente questa qua è una tecnica un po' avanzata, solitamente faccio vedere tecniche un po' più tranquille, diciamo, un po' più basic, però ci tenevo tanto a dire questo concetto del crab ride, perché in molti quando iniziano il jiu-jitsu adesso con YouTube, Instagram eccetera eccetera vedono tecniche stratosferiche spettacolari e poi dicono ma come si fa quella cosa lì che ho visto, ti faccio vedere. In realtà non bisogna neanche fare quelle cose lì, perché sono talmente cose personali, cioè che ognuno li fa in base al proprio modo di lottare, nel senso uno se la può farlo, chi l'ha inventato per esempio, cioè più che chi l'ha inventato e chi l'ha reso famoso per esempio, come i Mendes con il berimbolo e Miao con il berimbolo, cioè loro riescono a fare il gioco lì perché hanno una buona mobilità, hanno una buona flessibilità, hanno le basi del crab ride, del berimbolo, cioè sanno tutto da quella posizione lì. Invece un principiante non dovrebbe guardare queste cose. Però detto questo, se entrate in quel gioco lì del Matrix per andare a prendere la scheda e non sapete il crab ride, il berimbolo, lasciate perdere, non partite neanche, andate a fare qualcos'altro, cioè nel senso fate sempre jiu-jitsu, fate un altro tipo di gioco. Se volete migliorare il vostro jiu-jitsu, qui sotto avete il link di jiu-jitsu-movement-academy.com, datevi un'occhiata, è l'unica accademia in Italia online dove basa il proprio allenamento sulla movimentazione a corpo libero, quindi non avete bisogno di attrezzi, di elastici, di cose del genere, niente, avete bisogno solo del vostro corpo e 20 minuti al giorno, quindi datevi un'occhiata e iscrivetevi. Os.